a un'altitudine leggermente inferiore rispetto a Città del Messico. Puebla sostiene di avere lo stadio più bello. Qui Israele incontra l'Uruguay. Israele è il primo rappresentante della Confederazione Asiatica a qualificarsi. L'Uruguay ha vinto la Coppa due volte, nel 1930 e 20 anni dopo, nel 1950. Ora, dopo 20 anni, credono ancora che forse sarà di nuovo il loro turno. Dopo 22 minuti, il Domaniero colpisce di testa e l'Uruguay segna il primo gol della Coppa del Mondo del 1970. Questo è l'unico gol del primo tempo. Uruguay 1, Israele 0. E poi al 52esimo, Muiha. E finisce così, Uruguay 2, Israele 0.